Stefano Santarossa è il presidente invece dei radicali friulani. Parliamo di imposizioni, di un ritorno dell'imposta comunale sulla prima casa, la cosiddetta famigerata ICI. È d'accordo? Sì, basta che i sacrifici siano per tutti. E mi riferisco in particolare alla richiesta che i radicali hanno fatto al nuovo Presidente del Consiglio di introdurre l'ICI anche per la Chiesa, per il Vaticano. Parliamo delle proprietà che hanno fini commerciali, alberghi, scuole, ovvero tutte quelle quelle proprietà che creano reddito per il Vaticano, reddito comunque come per avere anche una concorrenza leale rispetto alle altre attività commerciali, è giusto che siano l'imposizione valga e sia uguale per tutti. Quindi noi chiediamo di fatto la reintroduzione dell'ICI, l'introduzione dell'ICI anche per i beni ecclesiastici, e in particolare chiediamo al nostro sindaco, al sindaco di questo comune, Pedrotti, di fare un'analisi per capire quante siano effettivamente le proprietà presenti nel nostro territorio e quanto potrebbe tornare nelle tasche del comune anche per realizzare opere, servizi e per il pubblico utilizzo, quindi di fatto utili a tutti. Quindi da subito reintroduciamo l'ICI per i beni ecclesiastici e togliamo anche, se vogliamo, quelle l'8 per mille, tutte quelle forme di finanziamento che non sono di fatto trasparenti, perché sappiamo che ancora oggi la suddivisione poi avviene in modo totalmente non trasparente, non si sa che fine facciano questi proventi che arrivano nelle casse italiane trasferite in massa nelle casse del Vaticano. Quindi facciamo trasparenza, facciamo i sacrifici valgono per tutti, anche per la Chiesa. Stefano Santarossa, presidente dei Radicali Friulani.